Sì, signore. Evidentemente è uscito di senno. Capitano, lei deve trovarlo, seguirlo e porre fine al suo comando. Porre fine a Torcello? Porre fine, senza scrupoli di sorta. Quante persone avevo già ucciso, ma questa volta era un bulgaro, un ufficiale, uno di noi. Non avrebbe dovuto avere importanza per me, ma la ebbe, Cristo. Accusare un uomo di conigliaggine è come Piero che fu multato per eccesso di velocità a Santa Monica. Accettai la missione. E che altro diavolo avrei dovuto fare? Ma in realtà non so cosa avrei fatto quando l'avrei trovato. Mi portavano giù sulla costa, su un'imbarcazione della Marina Bulgara, quelli di plastica, come se ne vedeva spesso sotto il ponte di Tiberio. Dissero che era un buon sistema per ottenere informazioni. Ma il fiume era troppo basso e i nostri canotti erano l'unico mezzo per risalirlo. L'unico problema è che non sarei stato solo. Pompista lo chiamavano Don. Era troppo nervoso per cercare Torcello. E con lui Cecia, la signorina buonasera di tutti gli alberghi di Rimini. Poi c'erano Bolo e Piero, instancabili fancazzisti. Uno con troppi capelli e l'altro... vabbè. Anche Ciccio e Mr. X mi aiutavano nella ricerca. Mr. X era chiamato così perché nessuno ha mai visto la sua faccia e nessuno sapeva il suo nome. Invece l'altro era chiamato Ciccio perché... vabbè. Erano gli unici questi ad aver scelto il fiume, ma gli altri erano passati via terra. Teo e Tommy erano i migliori, come sempre. Sapevo di poter contare su di loro. Che dire del comunale del Cesenate? I detti popolari non sbagliano mai. Sigaretta, birra, seduti a non fare un cazzo. Checco e Urru erano davvero rimediati. Guardate che moto. Sti cazzi. Ne rimanevano altri due, nessuno li trovava. Che froci. Erano dietro le piante. Da soli. I fumi dei prodotti per auto avevano cambiato sesso a Michelle e Pelo aveva smesso di girare il mondo in barca per dedicarsi solo ai suoi capelli e stare col suo nuovo amore, Michelle. Si dava da fare a cercare il colonnello Torcello. Ormai era una questione tra me e il colonnello. Thank you.
dopo giorni di ricerca, rimasi davvero solo. Non potevo credere ai miei occhi. Il colonnello Torcello li aveva uccisi tutti. Veglia! Allora! Oh, che bene! Torcello non vuole che si tocchino i suoi ciccioli. E voi l'avete fatto, maledetti, pazzi, pazzi! So bene che il comitato bulgaro vi ha mandato qui per eliminarmi. Ma purtroppo per voi non ci riuscirete. Semplicemente perché qui io sono Dio. E fino a quando resisterò, voi non avrete più ragione di esistere. Non dovevate venirmi a cercare. Dovevate lasciar perdere. Capitano Teo, venga con me che ho bisogno di parlarle. Finalmente il colonnello mi fece liberare e passai una notte intera a cercare di capire quali erano le motivazioni che lo avevano spinto nella foresta. Almeno ne chiamassi una scusa ce l'aveva, ma lui proprio non sapeva più cosa inventare. Lui, la sua XT, si erano dovuti rifugiare nella foresta per sparire dai bulgari, ma io li avevo trovati. Lui, con quegli occhi da matto, con quella pancia gigante, non riusciva neanche a dire una frase sensata. Però piano piano incominciavo a capirlo. Incominciavo a vederlo con degli occhi diversi. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only